Tutto sul miglio, sono in 13 al via e la macchina che è ormai prossima a staccare lancia in questo istante con la rottura di Prophet V, in avanti Pikachu JB e poi c'è un lancio molto molto compatto. Pikachu va davanti, ora si presenta Pancake Jolly su Pikachu JB. 200 iniziali in 13,5, Pancake passa a condurre su Pikachu JB. 29 scalzi per i primi 400 metri, poi Panaderia lungo lo steccato, Paradise Petit che prova a farsi avanti. Paradise sfila su Pancake, 45 appena abbondante per i primi 600 metri, al largo c'è Poker OP, allora Paradise al comando, Poker al largo, Pancake lungo la corda, corsa molto movimentata, adesso c'è l'avanzata in terza ruota di Prosit che va sulla coppia di testa e cerca di farsi avanti dal gruppo anche Principessa Prinzi che si porta sui primi a metà al chilometro in 1.14,5. Intanto in vantaggio è passato Poker, Prosit che attacca, si avvicina Principessa lungo lo steccato, Paradise Petit, poi a contatto anche Patagonia DVM, ingresso della retta di arrivo, Poker alla corda, Prosit che attacca, Principessa che si affaccia in terza, Paradise lungo lo steccato, poi Patagonia, Poker OP in vantaggio, Prosit che ci prova, centropista Principessa, Poker in vantaggio, Principessa che insegue, Poker cerca la difesa, Principessa insiste nell'offensiva, Poker si difende, Principessa guadagna qualcosa sul palo. C'è la rottura di Prosit che lascia il terzo posto a Panaderia, mentre per la vittoria finiscono in linea Poker all'interno e Principessa al suo esterno. Volete la mia sensazione? Secondo me ce l'ha fatta ancora Poker. Vediamo se la telecamera posta in linea con il traguardo conferma la mia impressione. Ai ai ai, forse ho sbagliato, è stretto. Micidiale, vicinissimi Principessa e Poker. La rottura di Prosit lascia il terzo a Panaderia, il quarto è per Pensiero dei Gams, il quinto per Pedro Almodovar.